Beh, la giornata mi è piaciuta. Complimenti a tutti per l'organizzazione, una gran figata anche le macchine, soprattutto il BRZ. Fantastica, veramente un'emozione unica, bellissimo, stupendo, veramente adrenalina allo stato puro. Fantastica, ci siamo divertiti. Ma è vero, no, il video è vero. Ah no, pensavo stessi scherzando. Fantastico, spero di aver fatto una buona prestazione. È stato molto emozionante, ma è una situazione che vivo sempre in autostrada perché corro molto con la macchina. Ma stavi scappando adesso con la macchina? Adesso sì, adesso andavo fortissimo. No, non è vero, comunque è stata bellissima. Esperienza bella, interessante. Alla grande, come vedete la calma è la virtù dei forti e questa è la cosa, riflette prima di fare le cose. Comunque è fighissimo. Okay, veramente okay. Fighissimo, non so se è un commento eticamente, fighissimo. Hola. La giornata bene, molto divertente. Dai, hai anche il record femminile però. Come? Hai il record femminile meno però. Meno male, anche quello maschile voglio battere, quindi vediamo, vediamo. Ok, grazie. Prego. Molto bella, molto interessante. Molto veloce, bella. Benissimo, benissimo. Se non fosse per l'architetto sarebbe andata meglio. La gara secondo te? La gara, questo non è il mio tracciato purtroppo, quindi pago questo scotto. Malissimo, 40, pessima giornata. Tra la gara no, una bella giornata, molto istruttiva, cambieremo il nostro modo di guidare, dopo 30 anni che guido cercherò di farlo. Bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. La gara? Bella, bella, bella. Emozionante, okay. Ma molto bello. Speriamo di aver vinto. Visto 38? Aspetta, prima di intervista 40. La Madonna, 40 e che? No, vabbè. Mi vergogno, 40. Dai, dai. Contenta che lui 40. Ha fatto 6. Meno di più di me. Vai. Che ne pensi della giornata? Ah, molto bella. Molto bella. Sì, una bella esperienza, spero di farne subito un'altra. Mettere in pratica i consigli di Dedo, la teoria. Prendo il treno, quindi sono fortunato. Fantastica, ho imparato a guidare finalmente, quindi tutto a posto. Perciò metterà in pratica i consigli di Dedo? Tutto, assolutamente, cercherò piano piano di metterli in pratica. Della gara, che ci dici? Non lo so, a un certo punto ho perso il birillo. No, non l'ho preso, non avevo capito bene la traiettoria. Mi sono riscoperto un bel pilotino e quindi sono contentissimo. La gara? Gara divertente come tutta la giornata, quindi... Perciò metterai in pratica i consigli di Dedo? Sì, assolutamente. Okay. Magari ci vengo pure in pista con un go-kart. Bella, no, una bellissima giornata sia da un punto di vista proprio formativo, quindi quello che volevamo, quindi la parte della sicurezza, sia poi la parte di divertimento, che comunque c'è sempre bene. Bah, la gara è andata bene, diciamo si sta svolgendo tutto come ci aspettavamo, più calmi avanti, più nevrotici dietro, quindi anche in quello si conferma quello che doveva essere. Ma la giornata di oggi bene, io vorrei dedicare la mia performance a un collega, Michael Schumacher. Mi raccomando, forza, siamo tutti con te.
Ci siamo divertiti tanto, adesso fatemi vedere quanto ho fatto, perché se stando in squadra con Zelli, se ho fatto più di 40 sono licenziato. Che mi sono molto divertito, il tempo non rispetta le mie vere qualità comunque. Mettere in pratica quello che hai imparato oggi? Cercherò di sì, a parte gli scherzi, comunque è stata una giornata molto interessante, veramente. Bella, è stata divertente, veramente. Istruttiva, perché anche dal punto di vista lavorativo ti mette di fronte a delle questioni che, insomma, cose che tu avevi sempre fatto e non ti eri mai posta come poterle migliorare. Miglior tempo finora? Ho guidato sporco, ho fatto il contrario di tutto quello che mi stavo detto, ho guidato così come veniva. Invece della giornata di oggi? Bella, bella. Speriamo che si ripeta, che ne facciamo un'altra, è stata veramente una bella esperienza. L'importante per me era vincere la scommessa con Gianluca, ecco qua che riprendono le telecamere. Grazie, perfetto. Scommessa vinta in diretta. Scommessa vinta, grandissimo. Che ho fatto? Splendida giornata, molto istruttiva, abbiamo imparato un sacco di cose, fantastico. Perciò utilizzerai i consigli di Teta? Assolutamente sì. No, una giornata veramente bella, dai. Mi sono reso conto, pensavo di essere il guidatore migliore del mondo, della chiavica più grande di guidatore al mondo. Però no, dai, è stata veramente... No, a parte gli scherzi, interessante. La gara? La gara, dai, simpatica. Carina, carina, carina. Ho imparato a guidare oggi. No, è stato molto divertente. Devo dire che... ci sono delle dinamiche nella guida che non mi sono note, perché ho tutta l'impostazione rovesciata rispetto a quello che invece ci avete fatto capire oggi. Una giornata fantastica e soddisfatto tutte le mie aspettative rispetto comunque a quelli che potevano essere gli aggiornamenti di oggi. Il corso teorico come l'hai trovato? Molto istruttivo, soprattutto per l'attività di lavoro che facciamo noi, che siamo sempre in macchina, quindi sicuramente da seguire per tutti.